11 gennaio. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù è il crocifisso che insegna ad ogni uomo che quando nel suo cuore vi è un purissimo amore per il Padre nostro celeste, possiamo vivere ogni croce, purché attingiamo forza nella sua grazia e luce nella sua verità. Quando siamo ricchi di fede e di amore nel Signore, per il Signore, anche la lebbra si può vivere facendone un sacrificio per la redenzione del mondo. Tutti i miracoli di Gesù sono segno che deve condurre il cuore, sia di chi lo riceve che di quanti vi assistono ad aprirsi alla fede nella sua parola. La sua è la sola parola di verità, giustizia, carità, luce, amore, speranza. Senza la fede, nella parola di Cristo Signore, la speranza vera mai potrà nascere in un cuore e anche la sofferenza più lieve diviene causa di disperazione. Se nel mondo oggi vi è molta disperazione, la causa è la perdita della vera fede nella parola. Da cristiani stolti abbiamo tolto dal candelabro la parola di Cristo e al suo posto abbiamo collocato la nostra, ignorando che la nostra è parola di idolatria, immoralità, nefandezza, abominio, malvagità, concupiscenza, scardinamento di tutti i principi morali eterni. Anche la conversione a Cristo e al Vangelo l'abbiamo trasformata in accordo, intesa, trattato, compromesso tra gli uomini. È come se Cristo Gesù, il suo Vangelo, la sua parola non appartenessero più alla sua Chiesa. Parola senza Cristo, religione della verità, verità senza Chiesa, Cristo senza Chiesa, Chiesa senza Cristo. Il lebbroso chiede a Gesù con grande umiltà la guarigione dalla sua malattia. Gesù tende la mano, lo guarisce. Gli ordina di non dirlo a nessuno. Deve invece recarsi dal sacerdote perché è lui che deve compiere il rito della purificazione secondo la legge. Il miracolo però non rimane nascosto. La buona notizia si diffonde. Le folle accorrono sia per ascoltare la sua predicazione e sia per essere da lui guariti, sanati. Questa affluenza, al fine di ottenere miracoli, faceva sì che Gesù si ritirasse in luoghi deserti e lì pregava. Perché questo continuo ritiro di Gesù? Esso è mosso dallo Spirito Santo. Le folle si devono ben governare. Una folla non governata può mandare in rovina tutta l'opera della salvezza e della redenzione. A quei tempi era assai facile creare false illusioni e anche sommosse che spesso finivano nel sangue. Invece Gesù sa ben governare le folle. Sa quando essere presente e quando stare lontano, quando operare e quando ritirarsi. Così agendo con tutta la sapienza dello Spirito Santo, mai attorno a lui è successo l'ingovernabile e l'imprevedibile. Lui così si è rivelato vero Signore non solo sulla natura, sugli spiriti impuri, sulle malattie, ma anche sulle folle. Mentre Gesù si trovava in città, ecco un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro. Di lui si parlava sempre di più e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Luca 5, 12, 16. Se oggi c'è un peccato nei discepoli del Signore, è la loro passività dinanzi alle folle. Sembra che noi siamo più governati dalle folle, dalle loro necessità, dai loro bisogni che dallo Spirito Santo. Nulla nel discepolo di Gesù deve avvenire per mozione del suo cuore o per spinta degli uomini. Tutto in lui deve essere per ispirazione, mozione, guida, conduzione dello Spirito di Dio. Se lo Spirito comanda un'opera, essa va fatta. Se non la comanda, essa non va fatta. Se Gesù riceve l'ordine di fare un miracolo, lui lo fa. Se lo Spirito gli comanda di non fare alcun miracolo, lui non ne fa alcuno.
Se lo Spirito lo manda a predicare altrove, lui si reca altrove. Nessuno ha mai governato Gesù. Solo il Padre è il suo Signore nella comunione dello Spirito Santo. Questa verità mai dovrà essere da noi dimenticata, trascurata. Sempre si deve chiedere allo Spirito cosa vuole che noi facciamo. Noi ci ritiriamo in preghiera. Lo Spirito parla al nostro spirito. Noi ci poniamo in immediata obbedienza alla sua volontà. Madre di Dio, angeli, santi, fateci obbedienti ad ogni volontà dello Spirito del Signore.